Benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Yeah! Eccoci in una nuova fanmade! Yeah! Questa si chiama Eternal of the Game! Salve, benvenuti nella mappa Eternal of the Game, vi auguro buon divertimento. Ma guarda che presentazione, guarda, sembra un bel palazzo con la scritta in cima, le delle fontane, fontane davvero i fiorellini brutti. Ma ti sono sparati addosso, non me li aspettavo. Vedi che c'era la neve sotto, che carini, sparano da questi cannoni laterali, che carini, c'è la neve sotto. Guardate, anche un bellissimo inizio per questa nuova fanmade. Leggi le regole, ok, iniziamo. Anche il tappeto, ma che carino, simmetrico, bene bene. Beh, anche i quadri sono simmetrici. È troppa simmetria. Allora, i wither ovunque. Regole importanti: leggere tutte le istruzioni, non rompere blocchi, non si, rompere solo se richiesto. Non si usa il TP. Si usano solo gli oggetti richiesti nel livello e cercate di prendere tutti gli oggetti. Consiglio, gioca in peaceful. E tipizzati. No, non c'è questo, niente del genere. Avvertenza. Ah, è asimmetrico. Cosa è asimmetrico? Non lamentarti. Ah, in questa mappa i livelli non possono essere rifatti. Ma stai attenta! Mi raccomando, fate attenzione a ciò che avete nelle stanze. Se dimenticate o non trovate gli oggetti nelle stanze, potete sentire la musica se volete, o anche perdere dei bonus aggiuntivi, e anche non arrivare al finale. Ma che cattiveria! Addirittura, se non facciamo le missioni bene, non possiamo neanche arrivare al finale. Stai attenta tu. Usate i libri per vedere quanti oggetti dovete raccogliere. Ok, stanza di Kiria. Bene, c'è anche la mia. Se andiamo a vedere. Ho l'equipaggiamento magenta. Stanza L. Che perché sto pavimento? Il portafortuna. Il resto peso. Deve essere una specie di portafortuna contro la sventura che c'è in questa roba. Bene, ho la patata. Setta lo spawn point. Bling. Blimb! Scusate, è qui, t'ho settato anche a te. Grazie. Bene, leggi regole by Griuler. Ok, grazie mille per aver creato questa fanmade. Grazie! Ciao a tutti, benvenuti nella fanmade Eternal of the Game. Se alcune volte vedrete che magari il titolo lo accorciamo, soprattutto quando c'è scritto Eternal of, è solo per una questione di non fare dei titoli eccessivi, cosa che abbiamo fatto alcune volte, ma alla fine non si capisce niente. Perché quindi le pecore non sanno leggere le parole lunghe. Quindi, come abbiamo fatto nella scorsa fanmade, nella scorsa fanmade che abbiamo chiamato Centro Psichiatrico L2, non per cattiveria, ma perché spesso magari vogliamo sintetizzare Eternal Love. Bene, diamo un'occhiata. Questa mappa è stata creata unicamente per gli Eternal Avel e Kiria, grazie. Quindi vi auguro buon divertimento. Regole: per prima cosa impostate la pacifica, ci siamo. Non bisogna rompere blocchi, lo facciamo tranquillamente. E se si muove non si può fare un livello, ma fate attenzione anche se il livello di mortalità è pari a zero. Bene, tu riuscirai a morire lo stesso, stai attento. Questa qui è la guida del gioco, seguite attentamente le istruzioni e ciò che bisogna fare. Avete un equipaggiamento per tutte e due, recatevi alla sala dei livelli, va bene. Ok. Questa è la sala, dov'è la sala dei livelli? Qui. Mezzo proviamo di pecore. Qua. Mi hai tolto le pelle. Eccola qui, sala livelli. Yeah! Ok, siamo nella sala dei livelli. Bene, quante birch. Che schifo. Potete notare 10 livelli che hanno una loro difficoltà. Il vostro scopo è superarli tutti e trovare delle chiavi che vi permetteranno di accedere al livello 10. Ogni livello ha dei punti, chi accumula più punti vince il gioco. Bisogna affrontarsi in molte prove dall'arco alla corsa. Bisogna completarli tutti. Ecco, ora ci sarà la guida per i livelli. Ogni livello ha un suo obiettivo. Superatevelo e aggiudicatevi il posto come vincitore. Ogni livello ha le sue cose. Ok, non leggo, non mi voglio spoilerare nulla. Leggere. Benissimo. Spawn poi, setta lo spawn. Benissimo. Beh. Prendi firework. Dove mi ha infilato? Dove sei finita? Non lo so. Sei andata qui, torna a casa, Lessi, dai. Non mi chiamo Lessi. Ti lancio i firework in testa. Guarda, firework io. Diamo un'occhiata, vediamo un po'. Qui probabilmente dobbiamo dividerci. Io sono dal lato blu, tu dal lato
Dove sei finita? Dal lato Kiria. Dove sei? Sul... No, nel livello 7. Dai che non si possono fare livelli. Mi tocca venire anche a me. Vieni tu nel livello 7. Livello 7. Ma stai attenta. Però, no, accidenti. Non sono dei passion plate. Attenta, non pigiare mai più i passion plate. Passion plate. Ok, dove siamo? Aspetta, già livello 7. Non leggetelo neanche voi. Poteste fare fermo immagine, ma vi consigliamo di non farlo perché poteste spoilerarvi la mappa, mentre è più carino vederlo in diretta. No, 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 no. Livello, la caccia al tesoro. Caccia al tesoro. Siete dei cacciatori, dei cacciatori di tesori e dei cacciamucche a volte. Esatto, a volte sì. E vi trovate in una foresta. Il vostro scopo è trovare il chest con il punto. Chi lo trova per primo vince. Per tornare, torniamo qua, ok. E ho una mappa. Ho una mappa. Anch'io ho la mappa del tesoro. Che bella. Ok, in bocca alla mucca di prima, vai. Ma le birce cosa mangiano? Cosa mi serve sta mappa? Sì, cosa mi serve? Ma devo scavare. Ma no, che scavare? No. Non c'è scritto che devi scavare. Ah, devo solo trovarlo. Ma devi trovare un chest. Ah. Con la caccia al tesoro. Via la caccia al tesoro. Tesoro, il mio tesoro. Guarda lì, cosa è successo a sto mondo? Abbiamo fatto qualcosa noi in qualche vita passata in sto mondo. Guarda te. Abbiamo fatto un buco gigante. Perché non riusciamo a... È la vita dopo il query, amore. Eh? È la vita dopo il query. Probabilmente, eravamo dei query un tempo. In ogni caso... No, è la vita dopo il query, nel senso, vedi che lassù sembra un buco fatto da un query? Sì. Ecco, quello è quello che succede quando la vita rinasce dopo tu hai fatto un query. Che carino, che bello. Comincia a riscorrere l'acqua, ricresce l'erba, ricresce gli alberi, ricrescono le betulle, quelle cose lì, insomma. Bene. Eccolo, c'è, sto c'è trovato, trovato, no! Trovato! No! Chiave. Ho il primo punto. Ho il primo punto. E ho anche una delle chiavi. Ok, torniamo indietro. Se non sai dove devi andare, usa la mappa. Però l'ho trovato dove devo andare. Dov'era quel pifferino? Era laggiù dalla lava. Era da lava. Ora tu seguire me. Tu seguire. Non mi vedere, ma tu seguire. Ecco, vieni. Uno, devi andare dal tuo lato. Dal tuo lato! Qual è il mio... Ah. Uno, livello... Ora ti controllo. Livello uno, vai, vai. Oh, brava, bene. Andiamo, livello uno. Ta-da! Prova con l'arco. Ok, anzi, leggiamo subito che c'è scritto sul libro. Livello 1 è la prova dell'arco. Avete un arco e delle frecce, dovete centrare il bersaglio. Ma ci sono tre bersagli. Uno solo è la strada giusta per passare alla prossima stanza. Per sapere il bersaglio dovete leggere il quesito alla vostra destra. Non sbirciare. Sto sbirciando. Non sbirciare. Sto anche già facendo. Basta. Datevi il via. E chi risponde più veloce alle risposte e centra il bersaglio arriva alla stanza del punto. Quindi prendete l'arco e frecce e buona fortuna. Ok, prendo arco, prendo frecce. Oh, sei pronta? Aiuto, che sono sti numeri? Tre. Non ho l'arco. Non hai l'arco? Non ho l'arco. Non hai l'arco? Non ho l'arco. Non ho l'arco. Ho capito! L'uomo focaccina! Dai, l'uomo focaccina. Allora, Gulliver, give Kiriai un bow. Quello che vive nella farina. E ti passo un po' di freccettine. Unisciti era meglio, non c'ho la infinity. Accontenterò. Siamo... Ok, via. Quanto fa? 234, 256. Allora 6 più 4, 10. 5 più 3, 8. 8 più 1, 9. Perché 10 di prima. Quindi 6,90. Dove sei? Sei già andato avanti. Sei già. Cosa? Che c'è? Siamo cambiati di posto? Siamo cambiati di posto. Siamo cambiati di posto? No. Distruggi il vento e tornati dal tuo lato. Perché siamo scappati di posto? E voglio andare nel mio posto. Beh, tu... Ma come dove, faccio? Dove sei? E io sono bloccato laggiù. No. Ma io semplicemente... È colpa tua. Ma che c'entro? È colpa tua. No. Beh. Io sei terribile. Scusa, è giusto 690? Sì che è no. giusto. 690. Scusa, fa. Ma tu che numero hai? No. Io c'ho 234, 256, sì, è 690. Che mi era giusto? Ah, aspetta, fammi provare. È 690? Sì, era giusto, e non rompere. Ok, torna qui. Cosa? Scusa, io l'avevo pigiato 20 volte. Me l'ha... Ma magari c'è un numero diverso, tu! Ma lo so, è un altro numero, lo so. Sì, ma devi aggiungere 2, sta 692. E allora? L'ho cliccato. E allora se ci sei già andato avanti, cosa torni indietro? Ma tu vedi tornare indietro per trovare te? No, vabbè. Ok, dai, su, vabbè, ricominciamo da qui. Vai laggiù, vai, sbrigati, vai. Non guardare la domanda. 3, 2, 1, via. Quanto legno serve fare un chest? 8.
Sei già andata avanti. Sì, perché avevo la fornace. Ok, ci sono. Hai la fornace. Che giorno è domani? No. Non c'è un giovedì. Domani. Ma che ne so? Domani. Beh, domani. Dipende che giorno è oggi. In realtà oggi è giovedì, quindi non c'è un domani. Domenica. Non c'è un domani! Ma io non ce l'ho giusto. Quella risposta lì! È giusto, appunto! No, c'è delle risposte stupidissime! Che risposte hai? Io so che giorno è dopo domani, martedì, domenica o martedì scorso? Non ha senso! Non lo so, sarà martedì scorso quello giusto! Ma perché deve essere martedì scorso dopo domani? Che ne so io, e a me non è onesto, non c'è un domani! Non ha senso, è il friend di questa mappa, no? Non va bene! No, io ho vinto! Dai, con quello schiaccio non funziona! Vai, prova adesso! Aia, non me! Non me! Non funziona niente qui! Devi sparare su non c'è un durante il discorso! Oh, visto! Ma che cosa devo sparare? Non si vedeva niente da dove ero io! Ma come non si vedeva niente? Non si vedeva... Ma non ha senso! Mi rifiuto di giocare la mappa senza senso! Io c'ho 2 punti, quindi va bene! Sta mappa è fatta bene, punto! Io ho 2 punti, va benissimo! Quindi, vieni! Quindi prendo una birra. Ma che birra? Guarda, sono già pieno, sbrigati quantomeno. Okay. Oh. Che oh. Schifo, che schifo. Sei pronta per il livello 2? La mia domanda non aveva senso. Ma neanche la mia, non c'è un domani. Io non l'avevo neanche voluto martedì scorso, allora. E ho capito, allora lamentati, non no? Non funzionava nessuna delle tu due. Tu pensa folle, pensa, lo dovrebbe anche Vass. Io sono già ragiona pazza. Come io lui. Io sono già pazza, non importa, dovete voi ragionare come me se volete ragionare come un pazzo. Vai nella sella, dai, 3, 2, 1. Che sella? Senti, tutti i posti dentro di loro sanno che in realtà sono tutti dei centri psichiatrici e Tenna Love con degli altri nomi. Dobbiamo impazzire. Prendi cavalla. Buongiorno. Cavallo Kiri. Ogni tanto scappa il cavallo. Se non lo trovo usa le uova. Ok, va bene. Il cavallo L. Aspetta, devo leggere il libro. Fammi leggere il libro. È la cosa con i cavalli. Avrete 2 cavalli e un percorso dritto. Montate i cavalli, datevi il via. E chi arriva prima vince il livello. Buona fortuna. Ok, distruggi il vetro. E il mio cavallo si chiama Gengina. Il mio si chiama Ippogrifo. E che carino. Sei pronta? Ippogrifo, anzi. Io vado dal blu. È sottogrifo. Non è grifo. È sottogrifo. Perché sottogrifo. È ippogrifo. È ipocalorico. Dai. Sei pronta? Vai. 3, 2. Guarda che si cavalcano i cavalli. Andando avanti, pigiando conto per andare più veloce. 3. Ok. E se vuoi salto intanto. 1. E via. Ah! No, c'è la sauce. Salta. Ok. Ci sono, ok, dove devo andare adesso, dove devo andare? Sale? Scendi c'è scritto. Ah, scendi c'è scritto. Ok, vai, prendilo. Ce l'ho preso. No! Tu hai preso il magenta, hai preso il magenta. Anche quello appunto. E no, non ha senso che tu ti metti a prendere il magenta. Ma dai. È più prezioso dello smeraldo. Sai cosa ti faccio quando ci vediamo? Ti faccio un bel... anello col magenta, vedrai color magenta. Se è un ametista lo posso accettare. Ok, sei pronta per il livello 3? Dipende. Anche se mai potresti concedermi la vittoria, ma vai per il livello 3. Siamo pronti? E palla di neve. Palla di neve? Ok, livello 3, regole, è la lotta sulla neve, avete a disposizione uno spazio pieno di neve, dovete usare le palle nelle ceste e far cadere l'avversario giù. Tipo te? Il vincitore deve cliccare il bottone vincere il livello. Yeah! Ok, siamo pronti? Andiamo. Ok, andiamo. Io vado dall'altro lato, stai buona lì, e è uno spliff quindi, 3... Due. Micio. Aspetta, vado anche uno. Uno e. Pistello. E Batman. Oh. Ah, ma non c'è il vuoto, c'è l'acqua. Meno male. Giusto, perché c'è scritto che non si può morire, sennò è un disastro. Cosa fai laggiù nell'angolino? E che te ne importa? Cosa fai nell'angolino? Non che mi pare. Ah. Vai, vieni addosso, guarda che è inutile che scappi, ci sono solo io e te, Sì, allora? E allora, cosa? Che toccare uno dei tuoi buchi, no? Cosa? Vieni qui se ne hai tanto... No! Dai, colpisci! No, la mia tecnica è questa, la dovessi... Colpisci! Avere... Com'è che ti ho mancato qui? Com'è che ti ho... Dai! Prova a venire adesso, prova a venire qui! Siamo in... No, stiamo impicciolendo l'aria di gioco. Oh, occhio! Ho vinto!
Mi hai fatto cadere. Vincitore, clicca qui. Clicco qui. Rana. Congratulazione, hai vinto. E un punto. Cosa hai cliccato? Mi aveva detto che morivo se ci passavo. E smetti di andare nei livelli. La vuoi smetti di andare nei livelli. Sì, sei in moda ed è giusto. Oh, no. Così impari. Qualunque senti, cosa tu abbia combinato. Martedì scorso. Non ti chiamerà martedì scorso. Esatto, non ci sarà un domani. Bene. Dove sei finito? Cosa sei tornato allo spawn a fare? Tu allora? Perché ti seguivo te. Hai colorato le pecco. Sei tornato a pettigio le pecco. No, erano già tinte. Davvero? Sì. Ma com'è possibile? Le tinte prima non te. Ma no, io sono scappato prima di questa follia. Non ti sopporto. Ma guarda lì dove. Ma sei andato tanto nel mio livello 9. Ma te ne rendi conto? Sei andato nel mio livello 9. È uguale. È così smeritabile la morte cercando di farmi questi danni. Non provarci mai più. Non provarci. Aia, aia, aia. Va bene. A questo punto proviamo. Dato che sei a livello 9. No, stai ferma. Stai ferma. Non è che ho fatto livello 9. A sto punto. A sto punto. Stai. No, 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 no. Dai, ci hai entrato. Non è finito. Non lo so. Nel livello 8. Ma la vuoi fare una cosa normale? No. Entro il livello 8. Sì, livello 8. Livello 8. Guarda che se vinco. Oh, mamma mia. Se vinco questa. Si sa. Ormai sono praticamente vittorioso. Oh, ma livello 8. Ma che tu vinca. Mio caro, martedì scorso è il livello corsa. Sembrerebbe molto facile, ma un ragno ha seminato le ragnatele. Dovete superare con velocità. Il primo che arriva vince. Giusto per sapere, questo qui è la tana del ragno del Signore degli Anelli o che cosa? Può darsi, può darsi. Avrebbe avuto un Balrog per fare piazza pulita. In ogni caso, tu non puoi ragnatelare. Sta ferma. Mi scuso a nome di non ci sarà un domani per il fatto che oggi non riesci a seguire un ordine cronologico. Mi dispiace. Ma perché tu stai comunque, così dentro gli schemi? Grazie per non aver scritto che vanno fatti in ordine cronologico. Almeno tranne la sfida finale non c'è scritto. Quindi pensiamo di poterci lasciati perdonare. Lasciati andare, esci un po' dagli schemi. Vabbè, ma tanto tu hai fatto il mio livello 9. Sei pronta? Sto 3. No, stai qui, stai qui dove metto batte il sole. Qua. Ok, guarda, metto questo blocco così, anzi no, c'ho due vasi. Com'è che ho due vasi io? Com'è che ok, dai, bene. Vado, questa quindi. È la cosa di partenza. Okay. Mettiti qui 3 2 1 e via. Ok. Dai, mi ricorda tanto. Aia, dai, spingi. 15 secondi su, dai. Ti consiglio di usare control se vuoi spiegarti. 15 secondi su, dai. 15 secondi su, dai. Dai. Guarda, questo più veloce. No, dai, che mi sono incastrato all'improvviso. Ok. Aia. Io ti butto via. Dai, patata. Patata. No, non è un labirinto. In realtà è un labirinto. Però le ragnatele non si condiscono bene con la patata. Anzi, pensano di essere in un piatto di giampancrazio. Hanno ragione a pensarlo, si vero? Si distrovinano e vanno danni. Si rovinano danni. Le scarpe. Okay. Sai che le patate portano le scarpe? Portano le scarpe. Certo, camminano sempre per terra. Ok. Dove sei? So che fossi indietro, venuto colpite lì indietro. Dai che qui non ci sono. Dai che qui non ci sono. Dai. Vai via! No! Stai lontano dal mio chest! Mio chest! Dai! Mio chest! Me lo colpite all'indietro che sa dove mio ti... Mio chest! Ora ti coloro di birch, che schifo, poi ti brucio! Benissimo! Non ci tengo a prendere fuoco! Ci mancano 4 livelli perché il 9 bonus più il... Non andare lì di nuovo! Più il 10° livello finale... E questo lo vedremo nella prossima puntata di Deadly Orbit. No, no, è finita quella. Senti, ora ti metto, faccio mettere la tua testa in un vaso e vediamo se domani ancora lì dentro cresce qualche neurone nuovo, perché mi sa che gli altri sono andati via col caldo. Non so, sapete, col caldo nella realtà qui sta fumando la testa di chi è proprio lì.
Fa un fumo, un fumo nero, perché ho messo un pochino di birch e ho uno shampoo alla betulla, gli ho dato un po' fuoco, quindi c'è ancora un po' di rimasugli del fuocherello. Tu una volta lavate i capelli con lo shampoo alla betulla, lo sai questo? Esatto, infatti poi mi sono venuti tipo Goku. Bene, grazie a tutti per essere stati con noi in questa puntata e alla prossima con gli Eternal Love. Le tue ore di permesso sono finite, torna al centro psichiatrico, vai al centro psichiatrico, vai via, ah, di nuovo lì.